Atletico Madrid che passa in vantaggio con Thiago al 34esimo, ma subisce il pareggio al 77esimo con gol di Perez. Ecco, questo è un risultato molto molto interessante. Devo dare un attimo un'occhiata alla classifica della Liga. Vediamo ovviamente testa il Barcellona. No, scusate, il Real, mette il Real Madrid per una questione immagino di differenza reti, perché il Real Madrid ha fatto 21 reti e ne ha subite solamente 3, una cosa spaventosa. 21 punti, stessa cosa il Barcellona con 21 punti, 20 gol subiti, 20 gol fatti, 12 subiti. Segue l'Atletico Madrid con una partita in più a 20 punti, terzo. Poi Celta Vigo a 18, Villarreal a 17, La Coruña sale con una partita in più a 14 punti e stacca l'Eibar a 7. Chiude la classifica trattando quelli di mezzo, Las Palmas, Granada e Levante. Ricordiamo che proprio la Real Madrid affronterà Las Palmas domani, e la Barcellona affronterà il Getafe, che è al momento tredicesimo in classifica. Il Siviglia li sta riprendendo, io l'avevo detto, perché io l'ho messa fra le prime quattro nel nostro gioco del sondaggio di chi sarà le ultime classificate dei vari campionati. Ho pronosticato il ritorno del Siviglia, vediamo un po' come andrà. Andiamo a dirci qualcosa su questo stop dell'Atletico, andiamo un po' a vedere qualcosa di più. Ma poi leggo che Barça prende corpo l'ipotesi Pato. Io non credo che al Barcellona possa davvero interessare Pato, non per la qualità ma per la sua forma fisica, i vari infortuni, insomma. Penso che al Barcellona interessi gente sempre più su cui si possa comunque dare continuità, si possa sempre andare sul sicuro. Serate gli impianti per i Colchoneros, che falliscono l'assalto alla vetta Ligera facendosi racciuffare sull'1-1 da galiziani. Il mio spagnolo è pessimo, quindi scusatemi. Di Thiago e Lucas Perez, le reti della gara. Perfetta parità anche in fatto di linee, uno per parte. La Coruña. Questa non la sapeva. 11 mesi esatti della tragica scomparsa di Jimmy, il tifoso galiziano gettato nelle Manzanarre. Nel corso della mega rizza scoppiata qualcuno dalla sfida tra Atletico Madrid e Deportivo La Coruña della scorsa temporada, i Colchoneros falliscono l'operazione sorpasso ai danni del Real e Barcellona, come abbiamo detto, che domani se la vedranno sì con Las Palmas e Getafe. Colpa di un allaccio di Jiménez, che nella ripresa regala la rete del pareggio a Lucas Perez, magnificando il vantaggio realizzato nel primo tempo da Thiago. Per ovvie ragioni, la commissione statale contro la violenza, il razzismo, la xenofobia, l'intolleranza nello sport, un nome certo corto da ricordare, ha dichiarato ad alto rischio la sfida tra Deportivo e Atletico. Ma fortunatamente tutto fila liscio sugli spalti, di questo sono contento. A 59 partite dall'ultima occasione, Pablo Diego Simeone mette fine al suo turnover più o meno scientifico, replicando la medesima formazione utilizzata nella gara con il Valencia, cosa che comunque non gli ha portato fortuna. Voglio leggere che dice: appena varcato la mezz'ora, però un'ingenuità di Jiménez costa il pareggio. Il centrale uruguaiano si fa soffiare un innocuo pallone all'interno della sua area dall'irreducibile Lucas Perez, che si accentra, mette a sedere il portiere sloveno e poi in sacca, nonostante il tentativo disperato di Godin di metterci una pezza. Al 42esimo poi i padroni di casa sfiorano addirittura il colpaccio con uno strepitoso parabola del limite di Facio, che coglie in pieno l'incrocio. Delusione per i madrileni, che ora sono chiamate l'esotica trasferta Champions che rivedrà in Kazakistan, attesi all'Astana. Si parla di calciomercato e alle case a Barcellona, perché si pensa al ritorno di Sanabria a Roma. Ma dicono che vedono nel Blaugrana classe 96
il giusto sostituto per il trio offensivo composto da Messi, Neymar e Suarez. Io dico che si sta mirando davvero, davvero, davvero molto in alto. Perché là si è situato lo stesso di Bojan Krkić, tra l'altro anche lui in prestito qua alla Roma, ma si è visto che non poteva fare il salto di qualità. E che salto, perché si sta parlando di essere praticamente tra i migliori in Europa. Quindi non è cosa da tutti. Sanabria è vero, ha dimostrato davvero poco alla Roma perché ha avuto poco spazio, ma sinceramente, certo, il vivaio magari si cerca di sfruttarlo, anche di inflazionare un po' il suo valore da in modo da rivenderlo e farci una bella plusvalenza, dato che viene dal vivaio che costa zero. La Premier vorrebbe prendersi Messi, Chelsea, United e City. Nel 2007 dice: in Inghilterra il Sun rivela la clamorosa apertura che la Pulce avrebbe riservato alle richieste di City, United e Chelsea, forse per i problemi che sta avendo in Spagna con le tasse, con la finanza, col fisco. Dice avrebbe aperto proprio lui uno spiraglio per andare in Inghilterra nel 2017. Si è mostrato ben disposto. Hanno parlato di Chelsea, Manchester United e City continuamente negli ultimi mesi con gli intermediari dell'astro argentino, facendo leva soprattutto sulla sua disaffezione con l'ambiente spagnolo dopo i guai giudiziari che l'hanno addirittura portato a rinvio a giudizio per evasione fiscale. Quindi sì, è come mi ricordavo bene. L'eventuale clamoroso trasferimento, secondo il Sun, potrebbe avvenire nel 2017, un anno prima della scadenza del contratto al compimento dei 30 anni. Sempre secondo le fonti consultate dal giornale, la risposta ottenuta da tre club è stata migliore di quanto lo stessi non avrebbero potuto immaginare. Forse si aspettavano un netto rifiuto e c'è stato un po' un'apertura insomma insperata. Chissà cosa ne pensano i culés, se dico bene i culé, insomma i fan, l'affezionados anche italiani insomma del Barcellona, perché sarebbe davvero una notizia incredibile, anche se già mi sento Morgante che mi dice no, tutte cose che non sono vere, tutte cose che montate, campate così per dalla stampa, che poi lo dice il Sun, ricordiamo, non è che lo dice una qualche testata vicina all'ambiente blaugrana. Volevo vedere, datemi solo un secondo, se qualcuno dei coolers ne sta parlando, ma non sembrerebbe. No. Meglio. Mi sento più tranquillo, sinceramente. Niente, ok, stavo guardando sempre come andava la situazione, ma no. Che poi chissà che prezzi, anche se strumento l'hanno dalla scadenza del contratto, Dio solo sa a che prezzi. Minimo 100 milioni, ma proprio mi tengo basso. E poi Messi più di ogni altro è un po' il simbolo di questo Barcellona. Parliamo invece di Premier League, perché ti abbiamo detto c'è questa sfida davvero importante di Premier. C'è Klopp alla sua nuova avventura con il Liverpool che sfida Mourinho. Tra l'altro vediamo le scommesse, perché Liverpool è decorato a 3,70 mentre Blues a 1,95. Ricordiamo che Klopp non è partito benissimo, dopo 3 pareggi finalmente la prima vittoria sulla panchina del Liverpool, perché vince in Coppa d'Italia contro il Bournemouth
e vorrebbe fare il bis in Premier League proprio ad anni dello Special One. La offerta in trasferta al Chelsea, che è in piena crisi e quindi è affamato di vittorie, ma forse anche bloccato dalla fan, da questa partenza shock, non si sa mai, no? Dice che Liverpool non vince a Stamford Bridge dal 2011. E insomma una partita tutta da seguire, secondo me. Ah, attenzione, vediamo che il Chelsea già prende contatti con Ancelotti e Hiddink. Dice Mourinho, ha una settimana. Vediamo la classifica. Mette al primo posto il Manchester City, pari merito con l'Arsenal, poi West Ham addirittura e Manchester United a 20, Leicester a 19, Tottenham a 17 e giù via. Chiude l'Aston Villa a 4 punti. Il Newcastle di mio cugino Adam, il nostro fedele ascoltatore, ha invece a 6 punti, pari merito con Sunderland e a più 3 dalla salvezza, perché il Norwich sta a 9, il Bournemouth a 8, il Chelsea a 11, clamoroso a più 5 dalla zona retrocessione, situazione che potrebbe peggiorare con la sconfitta del Liverpool, ovviamente. Stavo sempre guardando, purtroppo quando sono da solo devo avere mille occhi e guardare un po' dappertutto. Per cercare insomma qualche spunto, qualche cosa. Leggiamo un po' che dice Garcia, perché dice partita esaltante quella con l'Udinese, giocheremo per vincere. Seduta di rifinitura per Giallorossi dopo una fase di lavoro atletico, hanno svolto una partita a tema e un focus sulla tattica. L'allenamento si è concluso come con l'Inter con una partita al campo ridotto. De Rossi in gruppo è convocato, mentre Totti, Keita e Strootman hanno continuato col programma personalizzato. Mancini dice che non credo si tratti di una partita decisiva, ma sarà molto importante per entrambe le squadre. Unico disponibile è Felipe Melo per la squalifica, quindi l'Inter al meglio della sua capacità, al meglio della sua rosa. Garcia dice De Rossi lo valuteremo nel pomeriggio, penso stia meglio, penso che sarà schierato. Partita che somiglia a quella di Firenze, quindi probabilmente anche in questo caso vedremo un abbandono del possesso palla da parte della Roma, una fase d'attesa. Mi aspetto molto concretezza in avanti, perché le occasioni saranno poche, dato che l'Inter difende benissimo. Quelle occasioni devi assolutamente concretizzare. Mi aspetto Dzeko davanti, Gervinho. Io oserei anche dire Florenzi, Ala e Maicon dietro, perché se gioca così non può non dargli fiducia a Maicon. Florenzi davanti secondo me è molto 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 interessante e molto buono, e devi tenerlo a tutti i costi, dai. Non vedo perché privarsi di un Maicon così. Per certo, poi da una partita all'altra, specie infrasettimanale, magari non è ancora pronto, perché l'età purtroppo non l'aiuta. Però io sinceramente ci spero. Ci spero. E vediamo che dice su Maicon, perché dice che è migliorato tanto sotto tutti i punti di vista, è un grande campione, non sarebbe un problema per lui giocare 3 giorni dopo. Lo sarebbe giocare più volte di fila, quindi forse a sentire e dar fiducia a quello che dice nella vigilia della partita Garcia, dice può giocare domani, ma poi ci aspettiamo uno stop.
sappiamo che ci può dare una grande mano. Mi è piaciuto molto sul piano difensivo ed è un plus.